Sultan va Pepe Muri. Ma la fonica è una merda! Infatti ho già fatto licenziare Max, che tanto ce l'aveva scritto in fronte. Gli ho chiesto più eco, non me l'ha dato e io lo licenzio. Quanti anni hai? 24, ma molta esperienza. Ah, ok allora. Ma facciamo presto. Bene. Ha un asciugamano grande? Per farci che? Che cos'è? È una crema rilassante, molto efficace. Potrebbe mettersi la pancia sotto, per favore. Perché a pancia sotto? Io comincio sempre dalla schiena. Ne serve una più del diavolo. Aspetta un attimo. Qual è il tuo piano? Non si preoccupi. Con me il piacere è garantito. Sì, ma non qui. Ok? Esterno il massaggio. Che è il tipo rovesciato sulla tazza del cesso con una tuta identica alla mia? Oh, non ci posso credere. Non l'hai riconosciuto. Dai, torna dentro e guarda meglio. Dai, non avere paura. Non è possibile. Non posso essere vivo. Non posso essere morto. Non è vero. Io sono morto. No, non ancora. Ma non ne avrei per molto. Sono un po' sotto su per due ostriche di merda di quel ristorante schifoso, ma si muore mica per questo. Invece è proprio così che cominciano gli infarti. Un infarto? A 39 anni? 42. 42? Ha fatto un check-up 3 mesi fa, l'ha avuto a posto. Vedi, Alex, io sono la tua psicopompa. La mia psicopompa? Psicopompa o psicopompo. Il nome proviene dalla mitologia greca. È una divinità che dà il compito di accompagnare le anime dei defunti nell'aldilà. Dal greco psyche pompos, conduttore di anime. Ma tu non hai fatto il classico. Perché tu sì. Insomma, io sarei la tua guida ed ho l'incarico di accompagnarti dall'altra parte. Tu mi capisci, Alex? Mira! Come puoi stare lì a guardare tranquillamente mentre Alex Martini sta crepando come un cane? Lo so, è un momentaccio, anche per me non è stata facile. Ti risparmio i dettagli. Ehi, io sono Alex Martini! 5 dischi di platino, 10 dischi d'oro, in testa alle classifiche da più di 6 mesi, con troppo presto te ne vai! Non funziona, si ricompra. No. E si riagganscia. No. Si riopera. Si muore. Ciao. Resisti? Resisti, c'è qualcuno, sono salvo. Merda, si muova. È questione di minuti. Io però mi sono fatto mettere sotto da un tram 10 anni fa. Ah. Mi dispiace, e ti sei fatto male. Ora sono dall'altra parte. Oh cazzo. È quello che mi sono detto quando è successo. Facciamoci un'altra partita e giochiamoci mia madre. Bellissima, intelligentissima, follemente innamorata di te. Tu l'hai guardata ma non l'hai vista, Alex. Ricordi il suo profumo? C'è ancora il suo profumo sul cuscino. Ora riesci a vederla? E pensa che bestialità. Era proprio lei la donna della tua vita. Sonia. Sonia, qui c'è qualcuno? Sonia! Sonia! Sono qui, Sonia! Sonia! È che ho perso le chiavi, ma sono sicura di averle lasciate qui. Non mi vede? No. Ah, già. Ti prego, Sonia, ti prego! Sono nel bagno. Nel bagno, Sonia, ti prego! Non puoi fare qualcosa? No, lo sai che non posso. Deve essere successo quando le ho fatto il massaggio. Signore Dio, fai che entri nel bagno. Ti prego, signore, se lei entra nel bagno, io ti prometto che... Che cosa? Che vai a Lourdes, che ti dai alle opere benefiche? Che cosa? Che la sposo! Non so se questa è una promessa o una minaccia per la povera ragazza.